Perché bisogna potare la pianta? Le piante, principalmente per due motivi. Il primo è che il nutrimento così, invece di disperdersi in più rami, si concentra in meno rami, ovviamente. E quindi la pianta è uno più vigorosa, meno soggetta a malattie, ad esempio i funghi, e produce più frutti oppure li fa maturare, perché una pianta non potata potrebbe far marcire i frutti invece che maturarli oppure non farli proprio. Il secondo motivo è dare una forma alla pianta, altrimenti le piante solitamente, gli alberi solitamente tendono a crescere ad arbusto e a cespuglio per sfruttare tutta la luce che hanno, e non è comoda per noi per raccogliere i frutti se è una pianta da frutto, comunque non è nemmeno bella da vedere a scopo ornamentale. Quindi bisognerebbe tenerla con il tronco e con la chioma. Adesso vediamo invece come bisogna proprio tagliare il ramo. Allora, qua ho due esempi, uno di una pianta che ha mantenuto le foglie anche d'inverno, un sempreverde, l'altro invece di un albero che perde le foglie d'inverno. Allora, bisogna intanto guardare le gemme. Bisogna potare sempre sopra la gemma, poco più sopra, è abbastanza semplice. Dopo un po' che lo fate ci prendete la mano e non dovete nemmeno guardarci. Qua c'è la gemma e bisogna potarci sopra, così. L'altro caso invece, una foglia è abbastanza simile. Considerando che la gemma sta sempre sotto la foglia, bisogna potare in questo caso sopra la foglia, così. Invece a livello di rami bisogna lasciare quelli più grossi e tagliare sopra la prima o la seconda gemma di quelli più piccoli. Comunque lasciare un pezzettino di quelli piccoli e tutto il ramo grosso. Quest'albero che è un giuggiolo, tendo a potarlo abbastanza perché essendo un albero da frutto ho bisogno che ne faccia abbastanza di giuggiole, e quindi lo poto abbastanza per concentrare di più i frutti. E vi faccio vedere un po' come l'ho potato. Lascio il ramo più grande e i rami, gli lascio 2-3 gemme, in questo caso 2. Questi sono i rami nuovi dell'anno di quest'anno. C'è un periodo in cui è ottimo potare le piante. Questo periodo è il periodo di riposo vegetativo per la pianta, che va da ottobre fino a gennaio. Di solito si consiglia di potare le piante però più verso ottobre che verso gennaio, dipende dalla zona climatica. Se ci sono le gelate a gennaio solitamente, è meglio potare quando non ci sono, perché una gelata può rovinare la pianta se è stata appena potata. Se si è al sud si può potare sempre perché non c'è il rischio di gelate. Se sei al nord è meglio autunno, ovvero ottobre. Spero che questo video vi sia stato utile e state aggiornati, che comunque cercherò di fare più video. Alla prossima!